mi ebbe insegnato che spesso tutto ciò che ci si presenta nella vita comune è vano e futile e vedendo come tutto ciò che temevo direttamente o indirettamente non aveva in sé niente di buono né di cattivo se non in quanto l'animo ne veniva commosso, decisi infine di ricercare se ci fosse qualcosa di veramente buono e capace di comunicarsi e da cui solo, respinti tutti gli altri falsi beni, l'animo potesse venire affetto. Meglio ancora, se ci fosse qualcosa che, trovatolo ed acquisitolo, potesse farmi godere in eterno di continua e grandissima felicità. Ho detto, decisi infine. Infatti, a prima vista sembrava pazzesco voler lasciare il certo per qualcosa di ancora incerto. Consideravo gli agi che si acquistano con le ricchezze e con gli onori, e vedevo che sarei stato costretto ad astenermi dal ricercarli se volevo dedicarmi seriamente ad altra nuova indagine. E se poi la somma felicità si fosse trovata in essi, mi accorgevo che avrei dovuto rimanerne privo. Ma se non si fosse trovata lì e io avessi ricercato solo gli agi, anche in tal caso sarei rimasto privo della somma felicità. Pensavo dunque se mai fosse possibile raggiungere una nuova impostazione della mia vita, o almeno la certezza su di essa, pur non mutando l'ordine ed il sistema normale della mia vita. Ma lo tentai spesso invano. Abbiamo ascoltato dalla voce di Roger Marchi un passo del trattato sull'emendazione dell'intelletto. Uno scritto giovanile di Baruch Spinoza, composto verso la fine degli anni 50 del Seicento, uno scritto che sarebbe rimasto incompiuto e che sarebbe stato poi pubblicato nel 1677, dopo la morte del filosofo, all'interno dell'opera postuma curata da alcuni suoi amici. In questo scritto si racconta di una conversione filosofica in un percorso travagliato, complesso, vissuto da Spinoza stesso in un momento particolare della sua vita verso la metà degli anni 50 e eh, si descrive l'esigenza, direi il desiderio profondo di abbandonare un tipo di esistenza dedita alla ricchezza, agli agi, agli onori, ai piaceri orientare questa esistenza verso un vero bene, come dice Spinoza, un bene duraturo, stabile, capace di offrire una gioia più vera, più autentica, più profonda. Spinoza alla metà degli anni 50, dopo aver abbandonato gli studi presso la scuola della comunità ebraica di cui faceva parte, dentro cui era cresciuto, iniziò L'attività di mercante, prima seguendo le tracce, le orme del padre Michael, e poi in autonomia a partire dal 1654, quando il padre morì. Commerciava in frutta secca, olio, agrumi, ed l'impresa di Spinoza era abbastanza ben avviata, per quanto avesse alcuni debiti. Evidentemente, non era quello però il suo mondo, come ricordano alcuni biografi. Spinoza non era fatto per redigere delle liste di entrate e di uscite, per esigere la riscossione dei crediti, per pagare i debiti magari contratti da altri. E proprio in quegli anni decise dunque di dare un nuovo corso, di dare un nuovo institutum, come dice lui, una nuova costituzione alla propria vita. E decise di riprendere gli studi. Questa volta non più presso la scuola della comunità ebraica che aveva lasciato tempo prima pur avendo dimostrato di essere uno studente straordinariamente vivace e intelligente ma presso una scuola che era stata aperta ad Amsterdam all'inizio degli anni 50 da un ex gesuita un certo Franciscus van den Ende figura molto particolare molto influente anche sulla esistenza e sulla formazione di Spinoza che gli avrebbe insegnato il latino, ma soprattutto la letteratura latina. Spinoza si avvicinò in questi anni agli storici, ai poeti, ai commediografi antichi. Pare che addirittura avesse preso parte alla rappresentazione di alcune commedie di Terenzio. Ma soprattutto si avvicinò allo studio della filosofia e della scienza contemporanea. Imparando il latino poteva avere accesso, ad esempio, alle opere di Thomas Hobbes, alle opere di Galileo Galilei, di tanti altri naturalmente, ma soprattutto alle opere di Cartesio, che era allora il filosofo più discusso non solo nell'Olanda, nella quale lo stesso Cartesio si era trasferito, ma direi in tutta Europa in quegli anni, verso la metà del 1600. E Spinoza iniziò a studiare Cartesio si occupò della filosofia cartesiana e cominciò a delineare, anche prendendo le distanze dalle opere del filosofo francese, una propria visione. Una visione che non si tradusse immediatamente in opere scritte, abbiamo ricordato che il trattato sull'emendazione dell'intelletto fu scritto alla fine degli anni 50 e fu probabilmente la prima opera scritta da Spinoza, ma Venne elaborato oralmente anche attraverso la discussione con alcuni amici, con alcuni colleghi di studio. Le idee di Spinoza arrivarono alle orecchie dei capi della comunità ebraica di Amsterdam, di cui Spinoza faceva parte e nella quale era cresciuto, e la reazione fu durissima. I pensieri elaborati dal filosofo furono considerati incompatibili furono considerati delle vere e proprie eresie degli abomini per cui si arrivò ad un atto di rottura estremamente violento nei confronti di Spinoza, cioè il famoso herem, la famosa scomunica che il 27 luglio del 1656 decretò l'esclusione definitiva di Baruch Spinoza dalla sua com comunità di origine. Spinoza dovette trasferirsi Altrove, prima nella città di Rainsburg, poi a Vorburg, infine a Laia, dove sarebbe morto nel 1677, ma intanto si trattava di dare corso a quel desiderio che era maturato alla metà degli anni 50 e che ora doveva essere anche esaminato, doveva essere studiato, doveva diventare oggetto di trattazione filosofica. Il concetto di desiderio sarà uno dei concetti fondamentali attorno ai quali ruoterà l'etica amore geometrico dimostrata, cioè il grande capolavoro di Spinoza, che nella terza parte dedicherà uno spazio molto significativo e molto importante a questo concetto, sul quale anche noi svilupperemo qualche riflessione. Come è noto, l'etica è il capolavoro della maturità di Spinoza. È un testo straordinario già nella forma, nel metodo di esposizione. È un'opera esposta secondo ordine geometrico: è costituita da definizioni, assiomi, postulati, proposizioni, che sono l'equivalente dei teoremi, dei trattati di geometria, dimostrazioni e poi corollari e scoli che sono gli ampliamenti, gli approfondimenti dei contenuti dimostrativi presentati in precedenza. La terza parte dell'etica, dedicata all'origine e alla natura degli affetti, è quella che qui ci interessa in particolare perché è quel luogo nel quale emerge la nozione di desiderio. Solo un paio di premesse prima di addentrarci nella trattazione spinoziana. Proprio all'inizio della terza parte, nella prefazione, Spinoza ci ricorda che noi dobbiamo considerare l'essere umano come un ente di natura. L'essere umano non è un imperium in imperio, non è un dominio a parte, non è un essere eccezionale che trasgredisce le leggi di natura. Ma deve essere ricondotto a quelle stesse leggi che governano l'intera realtà. Quindi dovremo considerare il mondo degli affetti, cioè delle emozioni, dei sentimenti, dei moti dell'animo, come un mondo naturale. Gli affetti non sono vizi, sono proprietà della natura umana. E quando affrontiamo il mondo degli affetti, ci dice Spinoza. Noi non dobbiamo deridere, non dobbiamo compiangere, non dobbiamo detestare, dobbiamo comprendere, dobbiamo intelligere. Questo almeno è il compito del filosofo, che dovrebbe affrontare il mondo delle emozioni umane come se fossero, dice sempre Spinoza, punti linee, superfici, corpi, cioè come se fossero oggetti di un trattato geometrico. Non per dimenticare o trascurare la ricchezza, la complessità e le sfumature del mondo emotivo umano, ma per assumere un approccio il più possibile obiettivo, distaccato nei confronti delle passioni. Questa è una premessa fondamentale, perché soltanto questa consapevolezza iniziale ci può consentire di comprendere ciò che Spinoza intende quando parla di desiderio. E la nozione di desiderio compare nello scoglio della proposizione 9 della terza parte. Desiderio o cupiditas. Questo concetto di desiderio o cupiditas è in strettissima relazione con un altro concetto presentato poco prima, il concetto di conatus o sforzo. Che cos'è il conatus? Il conatus è appunto lo sforzo con il quale, mediante il quale ogni ente cerca di perseverare nel proprio essere. Cerca cioè non semplicemente di autoconservarsi, non semplicemente di permanere nelle condizioni in cui si trova, ma cerca di esprimere la propria natura, cerca di affermare la propria potenza di esistere, la propria vis existendi, la propria forza di esistere. Che differenza c'è tra lo sforzo? Che caratterizza tutti gli enti di natura è il desiderio la cupiditas la differenza consiste nel fatto ci dice Spinoza che la cupiditas è tipicamente umana il desiderio è tipicamente umano perché è uno sforzo consapevole di sé Nell'essere umano lo sforzo di perseverare nel proprio essere, nel senso di affermare la propria natura, espandere la propria natura, è uno sforzo consapevole di sé. È uno sforzo che può orientare una vita. Non solo questo. È uno sforzo che chiede anche riconoscimento. Chiede che gli altri esseri umani riconoscano nel nostro desiderio un desiderio umano che vuole trovare una risposta di senso e non ricerca soltanto l'appagamento, la conquista, il possesso, il consumo. Questo è un aspetto tipico della cupiditas spinoziana. Dobbiamo intendere questo concetto nella sua Forza, nella sua pienezza, direi. La cupiditas è una potenza attiva. È una potenza attiva che produce gioia nella misura in cui riesce a trovare le sue possibilità di affermazione. Che cos'è la gioia per Spinoza? La gioia è un affetto fondamentale. La gioia è il passaggio da una minore ad una maggiore perfezione. È una transizio, dice Spinoza. Quindi è un movimento, non è una condizione statica, è un movimento di autoaffermazione, è un movimento attraverso il quale il desiderio si libera e si manifesta. Si manifesta nella relazione, come vedremo più avanti, perché noi siamo fatti di mondo, noi siamo attraversati dalla stoffa del mondo, dalle dinamiche del mondo, dalle trame del mondo che si intrecciano con la nostra soggettività. Quindi l'affermazione del desiderio non è mai l'affermazione dell'ego chiuso, blindato, in una posizione difensiva, bloccata, trincerato dentro le proprie certezze, dentro i propri pregiudizi. Il movimento del desiderio che produce gioia è una forma di espansione e di affermazione che rende permeabili i confini con il mondo. Si lascia attraversare dal mondo. E quella singolarità che ciascuno di noi è, se coltiva il desiderio, ha la possibilità di vivere una vita piena, riuscita, pienamente espressa. In questo, secondo Spinoza, consiste. Propriamente il desiderio, quel desiderio che è l'essenza dell'uomo. Interessante il fatto che secondo Spinoza la definizione migliore dell'essenza dell'uomo abbia a che fare con il desiderio, più ancora che con la razionalità. Potremmo dire che il desiderio è più originario rispetto alla razionalità che è una conquista faticosa, che comunque arriva in un secondo momento rispetto alla spinta del desiderio. Inoltre, dice Spinoza, dobbiamo distinguere in modo piuttosto chiaro la cupiditas, il desiderio come cupiditas, da ciò che lui stesso chiama desiderium, desiderium cioè da quella ricerca di godimento, da quella tensione insoddisfatta, sempre insoddisfatta, costituzionalmente inappagata che spesso guida le nostre vite e le orienta verso ciò che non possediamo. È come se Spinoza ci dicesse implicitamente che nel corso della storia della filosofia è stata soprattutto questa seconda forma del desiderio ad essere studiata e considerata da vicino. Fin dal simposio di Platone, Socrate ci dice che noi desideriamo e amiamo ciò che non possediamo. Qualora dovessimo possedere che desideriamo e ciò che amiamo non lo desidereremmo e non lo ameremmo più proprio per il fatto che lo abbiamo raggiunto. E sappiamo che questo desiderio, come mancanza, come tensione, come assenza dell'oggetto desiderato, si muove in una logica della insoddisfazione permanente. Mai saremo compiutamente soddisfatti dell'oggetto del desiderium cioè di questa ricerca costante mai sazia di appagamento mai saremo davvero soddisfatti mai ne avremo abbastanza il suggerimento di spinoza è quello di spostare la nostra attenzione da questa dinamica che pur c'è che pure esiste e che non si tratta né di liquidare né di condannare in modo moralistico, di spostare la nostra attenzione verso la cupiditas, verso il desiderio cupiditas, cioè quella potenza affermativa che non si basa affatto sull'assenza dell'oggetto desiderato, ma si fonda sulla presenza di una forza propulsiva, di una intensità. Di una intensità che diventa fruizio essendi, cioè capacità di fruire della vita, di godere della vita presente qui ed ora per ciò che è, per come valorizzarla per quello che è, nei suoi incontri, nei suoi incontri con gli altri, gli altri che sono costitutivi del mio stesso desiderio. Quindi la cupiditas non è in alcun modo una forma di chiusura. È una forma appunto di allargamento di orizzonti, e non è un caso che al concetto di cupiditas e di desiderio si associ in Spinoza la virtù della generositas, che non è banale altruismo. Spinoza supera quell'opposizione spesso mh, improduttiva, mh, poco lungimirante, che contrappone l'egoismo e l'altruismo. La logica della generositas è la logica di un allargamento dell'animo. L'individuo generoso è un individuo magnanimo, è un individuo comprensivo, è un individuo capace di cogliere negli altri i limiti perché sono i nostri limiti, le difficoltà perché sono le nostre difficoltà, persino le bassezze, le miserie. L'individuo generoso cerca di rendersi amici gli altri, dice Spinoza. Cerca di stabilire delle relazioni di amicizia, di condivisione dell'esperienza del desiderio. Quindi l'individuo generoso è un individuo che aiutando si aiuta. Donando, dona a sé quella gioia che è la gioia dell'incontro che ci fa crescere. Questo è per Spinoza essenzialmente la generosità. La generosità è un'esperienza costruttiva, è un'esperienza che costruisce senso, un'esperienza che dona senso alla vita ed è una delle due forme della fortitudo animi, della forza d'animo. Cioè la forza d'animo si manifesta come animositas, quindi come fermezza, come coerenza, come coerenza con se stessi, con la propria condotta di vita generale, ma si manifesta soprattutto nella generositas, nella capacità di aiutare gli altri e di comprenderli. Ecco, il tema della comprensione è decisivo nell'etica. Noi non potremo mai coltivare il nostro desiderio se non comprendiamo di essere una parte dell'infinita realtà, di quell'infinita realtà che Spinoza chiama Dio, Dio o natura, di cui noi siamo soltanto un modo. E il nostro desiderio, il desiderio di quel piccolo modo determinato che noi siamo, potrà realizzarsi davvero nella misura in cui sapremo riconnetterci all'intero. Sapremo ricostituire in unità quella trama di relazione che ci lega agli altri. Homo homini deus, dice Spinoza. L'uomo non è necessariamente un lupo per l'uomo, come diceva Hobbes nella sua antropologia tracciata nel Decive e nel Leviatano. L'uomo non solo può essere un Dio, ma solo l'uomo può essere autenticamente un Dio per l'uomo, solo l'uomo è Dio per l'uomo. Solo nella relazione umana è possibile scorgere il divino, la traccia del divino che si manifesta in ogni ente singolare, in ogni modo della sostanza finita, della sostanza infinita. Ecco, questa potenza del desiderio è ciò che Spinoza ci ricorda, è una possibilità, una possibilità che va coltivata con la massima lucidità ma con la massima intensità. Il concetto di desiderio è dunque centrale, decisivo all'interno dello sviluppo dell'argomentazione dell'etica. Addirittura Spinoza arriva ad affermare che noi non desideriamo una cosa perché la consideriamo buona, ma la consideriamo buona perché la desideriamo. Cioè non esiste un ordine morale del mondo inscritto nella natura al quale il desiderio dovrebbe semplicemente adattarsi e adeguarsi. L'ordine morale, l'ordine etico, come preferisce esprimersi Spinoza, è il risultato di un lavoro di costituzione, di costruzione, a partire dalle dinamiche concrete del desiderio. Dinamiche che evidentemente interessano tutti gli individui che possono entrare in relazione tra di loro. Si capisce come questa idea possa aver entusiasmato un filosofo come Friedrich Nietzsche, che in una cartolina del 1881 indirizzata ad un amico scriveva di aver trovato il suo precursore, cioè Spinoza. Spinoza. E questa riflessione sulla centralità del desiderio, sulla potenza costruttiva del desiderio, si presenta nell'etica anche come l'unico reale antidoto a quelle che sono state chiamate le passioni tristi, proprio facendo riferimento al concetto di tristizia, di tristezza che emerge in quest'opera. Quali sono le passioni tristi? Beh, intanto sono passioni che Avvelenano l'anima, che la ripiegano su se stessa, che la chiudono, la soffocano. Sono l'odio, l'invidia, il risentimento, la malinconia cupa, il senso di colpa, il senso di inadeguatezza. Ecco, Spinoza ci dice che mai la ragione raziocinante, la ragione come puro calcolo potrà contenere questi affetti negativi. Non sarà mai un'opera puramente conoscitiva a poter limitare gli effetti nocivi di queste passioni. Potrà essere soltanto il desiderio nella misura in cui si unisce alla ragione, si fa razionale e quindi la ragione si fa desiderante, diventa la guida, l'orientamento generale della nostra vita. È tutto ciò ha a che fare con la dimensione comune la dimensione collettiva. Le ultime parti dell'etica di Spinoza aprono il discorso verso questo orizzonte. È un orizzonte che Spinoza aveva già esplorato nel trattato teologico-politico, che avrebbe sviluppato ulteriormente nel trattato politico pubblicato postumo, ma nell'etica, nel grande capolavoro, già appare questa dimensione come decisiva, soprattutto nella parte conclusiva. L'uomo è più libero nello Stato, dove vive secondo un decreto comune, che non nella solitudine, nel deserto della solitudine, potremmo dire, dove obbedisce soltanto a se stesso. È dunque sempre in relazione agli altri, al desiderio degli altri, che si può configurare una possibilità di liberazione dalle passioni negative, dalla tristezza che avvelena la vita. E in questa dimensione si tratterà di costruire, si tratterà di immaginare, si tratterà di produrre ciò che ancora non è stato fatto per favorire la possibilità di vivere sotto la guida della ragione, ex doctu razionis. È una via difficile, è una via per ardua, come dice il filosofo, è una via stretta, è tutta da inventare. E tuttavia il compito del filosofo per Spinoza consiste proprio in questo, in questo duplice impegno, cercare di rendere la propria vita coerente con il proprio pensiero, fare in modo che all'esistenza corrisponda la teoria e che alla dottrina corrisponda lo stile di vita e fare di tutto perché il filosofo possa farsi educatore di una umanità nuova che eh, coltivi la potenza del desiderio. Via difficile ma necessaria. Il compito dell'etica è questo impegno. L'obiettivo finale è la liberazione dalle passioni negative e il potenziamento di quegli affetti che conducono alla libertà. Che Spinoza chiama anche con un nome impegnativo, ma particolarmente incisivo e potente: beatitudo. Beatitudine.